Mi pare che abbiano tutti votato. È chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo ora alla votazione dell'articolo 6. Se nessuno chiede di intervenire, è aperta la votazione. Cariello, Dall'Osso, Simone Valente. Carfagna, Zanna, Monchiero, Piccoli Nardelli ha votato, onorevole. È chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo ora all'articolo 7, su cui non ci sono emendamenti. È aperta la votazione sull'articolo 7. Ci siamo? È chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo ora al voto finale. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Mario Marazziti. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Come sappiamo tutti, la prima proposta di legge per ratificare la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in maniera penale tra gli Stati dell'Unione Europea risalente al 2000, oggi con questo atto, dopo 15 anni, arriviamo ad approvarla dopo che all'inizio di questa legislatura ho avuto l'onore di firmare l'atto 1332 il 9 luglio 2013 e poi il collega Verini e altri hanno presentato progetti analoghi e il Governo ha presentato una sua proposta che è stata unificata in un lavoro importante fatto dalla Commissione Giustizia e dalla Commissione Esteri insieme. Quello che volevo dire, mentre il nostro gruppo per l'Italia Centro Democratico ovviamente vede con grande favore il fatto che si colma un grave ritardo e che finalmente si crea una collaborazione in tema giudiziario all'interno dell'Unione Europea che semplifica e rende possibile anche indagini congiunte e finalmente rogatorie internazionali necessarie, indispensabili, finora rimandate. Volevo concludere, mentre diamo ovviamente il nostro voto favorevole, ricordando